vincerà poi piano piano. Ragazzi, ben ritrovati, manchiamo da un po' di tempo, ma oggi abbiamo un carico nuovo, quindi ve lo presentiamo, anzi lo andiamo proprio a scartare insieme a voi, in modo che è arrivata un po' di robina di Star Wars, finalmente abbiamo ricaricato. Queste sono nello specifico, credo, delle tazze. Tutto tazze. Esatto. Veramente uno spettacolo, quindi abbiamo un tie, abbiamo Boba Fett con la capoccia tagliata, fantastico, quella me la becco io. Darth Vader, lo Stormtrooper, altro Stormtrooper e poi la tazza del risveglio della forza. Ah, finalmente, poi abbiamo questa qua invece che è un set, credo, di tazzine. No, quelle no, quelle erano le tazze. Ah, queste sono delle tazze, quindi sempre. Oh, fantastiche. Allora abbiamo Leila. Andiamo qua davanti. Fantastica. Nuker. E poi abbiamo le tazzine invece da caffè. Set di tazzine da caffè con abbiamo il TIE, il Millennium Falcon, l'X-Wing e credo un altro TIE. Sì, 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 tutto va bene. Sono arrivati i nuovi Gundam, questo è ordinato da un caro cliente che era andato fuori catalogo, quindi il Super Fumina. Poi abbiamo un bel Knight nuovo. Abbiamo lui che invece secondo me dovrebbe essere il nostro. Facciamo vedere. Eccolo qua. In tutto il suo splendore. Veramente bello, poi controlleremo se questi sono, perché alcuni di questi sono stati già belli che ordinati, come per esempio l'Arcadia, meravigliosa da montare. Ecco qua tutto il suo splendore, oggi tanta roba da montare. Ah, poi abbiamo, ah, questo è fantastico, questo pure purtroppo già ordinato, tanto per chi conosce la saga di sicuro ha capito di cosa stiamo parlando. Ve la porto qua davanti così ve lo faccio vedere tutto, che questo è il suo splendore, veramente bello. Poi abbiamo un altro Gunpla, questo è di sicuro nostro, che me lo ricordo quando l'abbiamo ordinato. Un altro Gunpla e questo, vabbè, questo è spettacolare, sto Zaku con delle colorazioni standard diverse, parliamo sempre di un Master Grade. E aspettate che ve lo zoomo, eccolo qua, quindi se vedete insomma ha delle colorazioni un po' diverse dal tipico Zaku e qua ci si può divertire insomma con la personalizzazione. E purtroppo per voi ci sarà poco da scartare, però insomma se qualcuno fosse interessato a qualche prodotto che vede, cioè tanto da montare, poco da scartare. Quindi abbiamo anche quest'altro piccolino, abbiamo altri due piccolini, eccolo qua, questo lo dovremmo scartare. E uno è arrivato, e due, chi è? È Mazinga. Ah, è arrivato un altro Mazinga. E questo poi era un tipo diorama. Questo non me lo ricordo per niente, io vedi quando l'abbiamo ordinato. Invece è un Metal Tech. Deve essere figo. E poi un altro paio di portaghiani. È arrivata la nuova Dengeki Hobby, direttamente dal Giappone. Ah, finalmente abbiamo i portachiavi di BB-8. Uno dei personaggi più fighi del nuovo episodio. Quindi, rivista fantastica. Oh, guarda un po' dove andiamo a beccare. Andiamo a beccare proprio lo Zaku nostro che abbiamo preso. Gli hanno dedicato un bell'articolo. Veramente, veramente figo. Di una prepotenza spaventosa. E comunque, insomma, quindi per chiunque voglia spulciarsi anche questa bella rivista, questo lo abbiamo avuto, l'ha preso un cliente, se non sbaglio. G-Surf con tutto, e insomma abbiamo fatto bene a prenderla, perché poi ci sono tante chicchette che abbiamo acquisito anche noi e insomma altre follie dal mondo Giappone. Penso che abbiamo insomma, c'è un'altra panoramica di quello che è arrivato.
Quindi ricordiamo, insomma, è arrivato il salvadanaio di Darth Vader, sono arrivate diverse tazze, tra cui questa dello Stormtrooper, il set di tazzine da caffè, sempre del nuovo capitolo, quindi è tutta roba dedicata al nuovo capitolo, Boba Fett, logo, abbiamo, vabbè, le faccine degli Stormtrooper, abbiamo i portachiavi di BB-8, abbiamo un altro set di tazze però con Millennium Falcon e TIE Fighter, questi è inutile, poi abbiamo tanti Gundam, tanti nuovi Gundam, quindi veniteveli a spulciare. Poi abbiamo ripreso la principessa Leila in versione musetto, comunque veramente simpatica pure questa, insomma, la sessione degli amanti della saga. Poi ricordiamo che erano arrivati anche i vetro poster. Che intendo per vetro poster? Sono dei poster appunto in vetro temperato, sono già predisposti per essere appesi e hanno la possibilità di essere retroilluminati, quindi insomma diventa una cosa veramente simpatica. Per adesso è rimasto Kylo Ren e se non sbaglio, potete vederli da dietro, è rimasto uno con lo Stormtrooper e con i disegni tecnici del Millennium Falcon, veramente un amore. Poi questi, vabbè, avevamo fatto un video per quanto riguarda Chewbacca della Hot Toys, non ci siamo fatti mancare lo Han Solo, insomma ve lo mostriamo sempre Hot Toys, pezzo veramente bello. Insomma, se siete collezionisti, diciamo che diventano due pezzi da avere assolutamente. Abbiamo anche il mini busto dello Snowtroopers dell'Impero colpisce ancora. Anche questo è realizzato veramente bene. Insomma, trovate tanti gadget dal mondo di Star Wars. C'è la borsa a tracolla, molto figa. Se non sbaglio pure a un prezzo molto competitivo, adesso non mi ricordo se stava intorno ai 30 euro, viaggiava comunque su per giù. È rimasta una pennina USB con rete con il soldato clone e niente, quindi detto questo noi vi si lascia, adesso dobbiamo sistemare tutta questa bella robina. Siamo tornati dopo qualche ora, si è sistemato tutto quasi tutto e siamo pronti per andare ad aprire questo, così almeno possiamo vedere gli interni, poi faremo anche magari qualche foto per capire come il tutto è stato assemblato all'interno, dove vanno i vari pezzi, se ce n'è bisogno. Okay. A guardarlo da qui devo dire che questo è un bel pezzetto, la macchina accoppiata sia con un'eventuale altra regina, ecco, già ce ne abbiamo avute due, o con Ripley. Siamo in onda e andiamo a vederci. Le signorine, quindi questo ricordiamo che è un NECA. Per chi non lo leggesse, confezione, gli hanno fatto il classico blixerone, gli hanno fatto gli accessori, evidentemente che si cambiano il pezzo all'action figure di Ripley. Ok, qui diamo un'occhiata, e questo è il bestiotto, che comunque è figo. Meno occhio, mi sembra veramente bello. Sui idraulici. No, che spettacolo, c'ha la pompetta là sotto, aspettate bro. Mostro. Spero che si veda anche il dettaglio comunque della pittura, guardate la rete.
tutta plastica sembrerebbe, o no? Sì. Beh, comunque il peso è... Vediamo adesso se riusciamo a... Ah, ok, quindi c'è lo sblocco per inserire il personaggio. Provare, devo dire, l'equilibrio. Questo già ce l'aveva. Che poi questa era di fatto una specie di muletto. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Spettacoloso. Le cose più belle poi è... E volendo... Quindi in conclusione, vabbè... Abbiamo fatto anche un pacchetto, quindi... Sì, intanto ci siamo staccati, mo vediamo chi altro entra, se vuole, non so, un'equazione o alta algebra nel mentre. Quando si mette a fare queste cose. Comunque i piedi sono mobili, per informazione, i piedi sono mobili, quindi ecco, mantiene il suo equilibrio tranquillamente. Adesso è tutto impostato per la figura. Adesso cercheremo di intrecciare anche la figura di Ripley della Nega, qualora esistesse ancora, così abbiamo l'accoppiata vincente. Va bene, adesso passiamo al prossimo pezzo, che è un Mazinga, se non sbaglio. Sì. Non normale, è Mazinga Z della nuova serie, credo. Sì, comunque è una versione un po' particolare. A fra un po'. Siamo di nuovo collegati. Okay. In diretta, questo è il Metal Tech che vi accennavo poco fa, adesso andiamo a scoprire com'è fatto. Allora, esistono quindi dalla scatola tre edizioni diverse, c'è la Blue Edition, la Black e la Chrome Edition. Questa che abbiamo preso noi è la Black Edition. Ok. Poi. Vabbè, però intanto... Andiamo. Nel giusto verso. Andiamo a vedere da vicino. Vediamo. Bello, bello, Ciao. Non hai, secondo me, i livelli di dettaglio che può avere un Bandai, perché non ce li ha. Se volete sapere la mia, però anche le proporzioni hanno qualcosa di strano, però insomma. Tutto sommato è un bel esemplare, bellissima questa bella ripresa che vi sembra gigantesco. Quindi ricordiamo che è tutto snodabile, lui esattamente un modello Bandai ed è un misto di PVC in metallo. In effetti il peso c'è. Andiamo a vedere gli accessori inclusi, quindi abbiamo due mani, abbiamo lo stemma frontale, la navicella che va sopra la testa e poi il mitico, non mi ricordo adesso come si chiama, comunque vediamo un po', un coming base, no, un jet scrambler, la spada, questa è una sorta di diorama, dipinto abbastanza bene, questa invece è tutta plastica. Cercando un attimo cosa? Ma primariamente di capire, anche qui insomma il la pittura è fatta molto bene, pur essendo
plastica. Però insomma è una plastica pitturata bene, guardate il dettaglio della navicella del nostro caro amico pilota. Pettorina. Bentornati ragazzi, allora siamo riusciti finalmente a montare il nostro caro Mazinga. Detto fra noi, questa parte, se la riuscite a vedere correttamente, aspettate che non... ok, questa parte ve la indico con la forbice. Questa, ovvero la capsula in cui è posizionato lui, il pilota, è totalmente smontabile e componibile, che significa che dovete andarci veramente con delicatezza, perché poi essendo plastica si distrugge. Abbiamo cambiato la mano per dargli una posa un po' più decente e direi che tutto sommato funziona. Questo è il diorama completo. Allora ragazzi, ci scusiamo per l'interruzione, stiamo con poca batteria, quindi diciamo, per fare due conti, questo Mazinga della Metaltech, allora sicuramente una volta montato ha il suo perché, come potete vedere, insomma, il suo diorama, la spada è completamente snodabile, quindi lo potete mettere come volete. L'unica cosa insomma che ci sentiamo in dovere di dirvi è che di sicuro a livello qualitativo vi trovate di fronte a un prodotto leggermente inferiore ai Bandai, quindi insomma se vi aspettate quel livello, no, non è quel livello, diciamo che lo rende prezioso. Uno, vabbè, comunque la struttura di Mazinga è fatta abbastanza bene, diorama tutto sommato, pur essendo plastica, comunque fa la sua porca figura, e l'unica accortezza, ecco, dovete stare attenti quando andate a montare la parte superiore, vi ricordo, della testa, perché è tutta in plastica e insomma è piccolina, le parti sono molto piccole, quindi attrezzatevi di stuzzicadenti o cotton fioc per andare a infilare le parti ad incastro. Per quanto riguarda il jetpack, è fatto veramente bene, anche quello, pur essendo in plastica, la pittura è ottima, e io a questo punto vi lascio alle vostre considerazioni e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui al Video Village. Grazie ragazzi, a presto.